Perché la prima cosa da pensare nel fare una startup, cioè l'elemento in cui bisogna mettersi, è che è una cosa faticosa, è una cosa faticosa in cui quello che noi stiamo pensando tipicamente sarà sbagliato. Quindi fare una startup è una roba in cui tu ti metti davanti allo specchio e dici, mo io ho questa idea, probabilmente questa idea è sbagliata, fammi capire dove è sbagliata, in modo tale che io la cambio e la faccio, come dire, diventare più interessante. La letteratura, ma anche la pratica, dice sostanzialmente che tu fai un'impresa se individui un bisogno, quindi la tua idea in realtà non deve essere un'idea fighissima, ma deve soddisfare il bisogno di qualcuno. Questo bisogno di, poi questo qualcuno deve essere disposto a darti dei soldi perché tu gli stai soddisfacendo il bisogno. Allora, se tu non fai questo passaggio, e questo passaggio raramente richiede il fatto che tu fai grandi software, chissà che cosa, ma richiede molta fatica lo stesso, questo è un passaggio che non richiede generalmente soldi per essere fatto, o se li richiede, ne richiede pochi, quindi non può essere un ostacolo anche di un ragazzo giovane non avere 5.000 euro per fare una cosa, perché i 5.000 euro li trovi. Se tu non trovi manco i 5.000 euro o non sei in grado di fare da tuo padre, da tua madre o dagli amici 3, 4, 5, 10.000 euro, togli mano, lascia stare. Cioè, non è proprio perché l'imprenditore risolve problemi. E quindi uno dei problemi è come si finanzia quello che devi fare. Allora, se tu non entri nell'ottica che devi risolvere problemi, e quindi devi innanzitutto individuare un problema da risolvere che è il tuo prodotto, e poi devi capire come risolvi il problema di finanziare quello, è inutile che tu ti dedichi a fare questa attività, perché al primo ostacolo ti perdi per strada. Ti perdi per strada con una scusa qualsiasi, che era ma non ci siamo capiti, ma è troppo difficile, ma non sono nella Silicon Valley, ma non mi capiscono, sono andato da un venture capitalist e non mi ha calcolato. Come mai che io sono così talentuoso, ho così tante idee, ma non mi caga nessuno, e via di seguito. Ecco. Allora, se entri in questo mood, non c'hai proprio nessuna possibilità di fare assolutamente nulla, e non è una questione di togliere i soldi in mano e te li spittane. Quindi è giusto che chi fa l'investitore non te li metta in mano, no? Perché lui li vuole far crescere, no? Tu invece li vuoi spendere per dimostrare che la tua idea è fighissima, e quindi non funziona. Poi quali sono materialmente le cose? Quindi questo è il primo passaggio. Allora, esistono dei metodi per fare questi. Se non bisogna studiare un pochettino, ci sono, io consiglio 3-4 libri, diciamo 4 in questo momento, sono The Lean Startup di Eric Ries, The Four Steps to Epiphany di Steve Blank, il Business Model Canvas di Osterwalder, e c'è un libro di John Mullins sui 7 domini. Questi qui ci sono più o meno tutto quello che ti serve di sapere dal punto di vista teorico per fare una startup. Poi devi studiare, nel senso che è un'altra cosa che io, quindi stiamo ancora nelle cose che puoi fare senza spendere un euro, no? Cioè, ti metti con il computer e studi. Io in questi 3 anni in cui ho avuto modo di guardare molti, di sentire anche molti pitch, eccetera, io trovo sempre stupefacente che non sappiano di cosa stanno parlando. Cioè, tu gli fai una domanda sul loro progetto e loro non lo sanno. Ma gli fai una domanda, il che è normale sotto un certo punto di vista, perché tu la tua idea la devi imparare. Questa è una cosa, sembra controintuitiva, dice l'idea è mia, io devo imparare come funziona l'idea. Sì, perché tu hai pensato che c'è una soluzione per un problema, però devi imparare poi come è fatta materialmente quella soluzione. Quindi non è un passaggio così che ta, ta, e io ho fatto, cioè voglio dire. È vero che esiste una narrativa, no, di geni che prendono i soldi sul cofano della macchina, no? Il caso di Larry Page, gli hanno firmato il primo assegno sul cofano della macchina, piuttosto che. Ma quella è, come dire, sono favole, cioè, dire, quelli nel frattempo saranno fatti mesi e mesi dentro un laboratorio di ricerca a capire come devono andare avanti. Cioè, non diciamo, cioè, non è che sono, come dire, dei Leonardi così in pectore che stanno solo lì. Però
E l'altra cosa è confrontarsi moltissimo, cioè bisogna parlare della propria idea, studiare, quindi andare a fare ricerche su internet su qualsiasi cosa. Uno bisogna, si deve attaccare a internet e fare ricerche, deve cercare, deve cercare, deve cercare, deve capire cosa stanno, deve capire dove sbaglia, si deve mettere nell'ottica che sta sbagliando qualcosa e che quindi c'è una soluzione migliore a quello che sta facendo. Poi ne deve parlare con persone più brave di lui. Perché se tu ne parli, se io ho un'idea e ne parlo con mia zia, quella mia zia mi dice: Nicola mio, è bravo, vai, che te deve dire? Cioè, no, con mia nonna, cioè, non è, ah, però mia zia mi ha detto che posso andare avanti, no? Cioè, io non ne devo parlare con mia zia o con mia nonna, probabilmente neanche con mio padre per alcuni aspetti. Io devo parlare con qualcuno più di me per vedere quali sono le obiezioni che mi fa. Quindi questo significa abbandonare diciamo, il concetto per cui se io ho un'idea e la condivido qualcuno me la frega, che è una fregnaccia grossa quanto una casa, perché ammesso e non concesso che io ti frego l'idea, pensa tu, Larry Page e Sergey Brin andavano e dicevano devo fare un motore di ricerca ma non lo voglio dire a nessuno, e gli fregavano l'idea di fare un motore di ricerca, che l'avevano già fatti 20 prima, cioè non era il... No, quindi... Fatto tutto questo, e quindi dopo a sapere che cosa vogliamo fare, possiamo cominciare a pensare a quelle che sono le opportunità per andare più veloce, per avere dei soldi e via di seguito. Le opportunità sono sicuramente cimentarsi con tutto quello che si ha di fronte in termini di startup competition, business plan competition e via di seguito, quindi working capital, il premio Marzotto, tutto, fate tutto, tutto quello che potete fare va fatto. La seconda cosa è andare a cercare di parlare con business angel, possibilmente non in contesti formali tipo mando il business plan allo IAG, no? Italian Angels for Growth, eccetera, che quello non serve a niente perché venite filtrati da un analista che guarda il business plan non funziona, quindi non lo do agli investitori. Li dovete andare a cercare, dovete andare a parlare con Luigi Capello, dovete andare a parlare con Donna Donna. Dovete andare a parlare con Dettori sapendo che non è così cattivo come sembra. Dovete iscrivervi a Internet Startup Scene, cioè dovete fare un processo continuo. Se si arriva a questo punto, secondo me si è su una buona strada per procedere oltre. Quindi ci sarai anche tu nel lunedì, allora? Lunedì sì, e come posso mancare? No. Io ho tutta la mia elastica, il mio elastico nella squadra che stare su a Milano, perché poi noi sugli eventi facciamo tutta una serie di attività, sugli eventi di Working Capital, che sono tutta la parte di gestione dei social, tutta la gestione del Twitter Wall, e via di seguito. Cioè abbiamo tutta una serie, insomma, siamo quattro persone ogni volta che si spostano per... Più tutti gli altri, insomma, organizzare un evento è una roba abbastanza doverosa, richiede molte persone che ci lavorano. Insomma. Poi sai, il fatto di fare lo stream, eccetera, insomma, sono molti soggetti che entrano a fare le riprese, chi fa lo streaming, insomma, è un bel team. Senti, ne approfitto per la mia ultima domanda, ricollegandomi a quello di cui parlavamo all'inizio, fondamentalmente, visto che si parlava di cultura aziendale. Secondo te la reticenza che c'è, insomma, ad adottare un certo tipo di strumento, sia dovuta proprio a una paura di perdere il controllo su quello che sta succedendo o a semplicemente qualcosa d'altro? Questo, e poi c'è una certa cosa geriale che a me non piace, che è la cultura del potere, cioè come potere, o della leadership come esercizio del potere. Quella cosa per cui il manager è tanto più figo quanto più si incazza, queste robe così, no? Cioè che è una roba che va molto di moda, no? Pago pretendo, no? Cioè questa roba un po' così. Questa è una cultura molto nei manager delle grandi aziende. Ovviamente che come dire, presuppone anche una certa arroganza, diciamo, come tratto culturale, diciamo,
connaturato a chi fa il dirigente in una grande. Sono molti che sono così. Ovviamente questo tipo di atteggiamento è completamente antitetico rispetto a un discorso in cui l'idea non viene al capo, perché il capo è quello più sveglio, ma l'idea può venire a chiunque, anzi è molto più probabile che l'idea nasca in un contesto in cui si lavora alla pari e non si lavora su delle logiche gerarchiche. E questo è, come dire, da un lato è la logica dell'industria di massa, che prevedeva appunto un certo tipo di organizzazione, che prevede tuttora un certo tipo di organizzazione aziendale, e dall'altro lato è un problema culturale, che la nostra cultura di management è una cultura che è spesso orientata alla acquisizione e gestione del potere piuttosto che all'essere colui che facilita determinate logiche, che facilita dei gruppi di lavoro, insomma, che ha una visione di insieme, ma che non deve esercitare il proprio potere per fare questo tipo per comandare, no? Si dice, no, può comandare è meglio lo fottere, dicono a Napoli, quindi molte persone. Questo non è sempre vero. A me, devo dire, io ho avuto la fortuna di lavorare molto spesso, o forse perché io me ne tengo lontano, devo dire, da certe persone, con persone invece che interpretavano il fatto di essere al comando, diciamo, di coordinare alcuni gruppi invece con una logica proprio di questo genere. Devo dire che è sempre molto più piacevole lavorare in contesti di questo tipo. Accade molto in contesti dove tu a fare con risorse di qualità. Quindi più sono di qualità le persone con cui tu lavori, e più è vero che tu devi avere un atteggiamento collaborativo e di rapporto alla pari, diciamo da collega piuttosto che da capo nei confronti di queste persone, perché sennò questi se ne vanno. Quindi oppure, come dicono gli americani, A people hire A people, cioè le persone di categoria A prendono persone di categoria A, non di categoria B. Però ecco, questo, diciamo, fondamentalmente, ovviamente, come dire, toccare lo status quo è sempre una cosa problematica. C'è un problema di organizzazione di una cultura che si è stratificata nel corso dei decenni, e c'è un atteggiamento come tratto caratteriale del dirigente, che è quello del comandare, dell'essere sopra, dell'essere superiore, dell'essere anche questa ricerca abbastanza ossessiva di simboli di comando, no? Le macchine più grosse, l'aereo, la cosa, il fatto se alcune cose sono oggettivamente ridicole, no? Cioè, nel senso che il fatto di avere delle cose più grandi o delle cose più fighe, o di viaggiare su un aereo è una roba che sono piccinerie di noi umani, insomma. Nicola, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi oggi e per il tuo tempo, e spero che Grazie. avremo modo di vederci prossimamente. Ci vediamo a Milano 17, non vieni? Penso di sì, penso di sì. Ciao Ciao Maria. Nicola.